Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ritrovato dalla polizia un dipinto di fine Ottocento trafugato dalla chiesa di Santa Caterina di Urbania. Dopo l'incendio alla Profligla si attende la relazione dei vigili del fuoco. Domani sopralluogo dell'ARPAM nell'azienda per valutare lo smaltimento del materiale andato a fuoco. Stop del fermo pesca in Adriatico, il sindaco Seri al porto di Fano per l'uscita in mare dei pescherecci. La giunta regionale ha dato l'ok per l'incorporazione. Intanto ieri a Monbaroccio si è celebrato il funerale di un intero paese per la fusione col comune di Pesaro. Se vinci il no, rimane Monbaroccio libero, va bene? L'Alma Juventus Fano batte per 5-0 la Recanatese. Da stasera su Occhio alla Notizia le pagelle dei giocatori Granata. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con il ritrovamento di un'opera d'arte. La polizia ha ritrovato il dipinto raffigurante Sant'Anna con sua figlia Maria, rubato nel mese di agosto dalla chiesa di Santa Caterina a Urbania. Vediamo tutti i particolari nel servizio di Simona Zanghetti. È stato ritrovato dalla polizia in una cappella privata del cimitero cittadino il dipinto che raffigura Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria, mentre legge un libro sacro insieme alla Madonna, come per volerla istruire. Questa tela, molto cara alla comunità cattolica di Urbania, era stata trafugata il 5 agosto scorso nella chiesa di Santa Caterina, provocando sconcerto e dolore. Il simulcro, infatti, più che per il valore commerciale, era tenuto in grande considerazione dagli inizi del Novecento, perché oggetto di devozione dalle donne desiderose di maternità e dalle mamme che pregano per ricevere delle grazie. Oggi in questura il vicario Lucio Pennella ha reso noto il ritrovamento dell'opera da parte degli agenti di Urbino in collaborazione con la squadra mobile di Pesaro. Io personalmente sono soddisfatto delle indagini che hanno condotto i colleghi della squadra mobile e del commissariato di Urbino, che hanno stretto la morsa intorno a questi soggetti, a questi individui che si sono resi responsabili di questo furto, di questo sacrilegio, se vogliamo così dire, anzi è sicuramente un sacrilegio. La morsa che si è stretta ha fatto sì che loro abbandonassero questo quadro, probabilmente non hanno avuto la possibilità di piazzarlo subito sul mercato, anche perché noi eravamo alle loro costole. Le indagini sono ancora in corso, sono fiducioso, speriamo di al più presto di assicurare la giustizia anche questi soggetti, anche perché il nostro territorio pullula di immagini sacre, pullula di opere d'arte, per cui è chiaro che la nostra attenzione è molto alta, ma soprattutto il fatto di aver restituito, ripeto, alla collettività, alla comunità cattolica dell'Alta Valle del Metauro questa immagine così sacra, per noi è motivo di orgoglio e di soddisfazione. In occasione delle celebrazioni per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, martedì 29 settembre verrà consegnato il quadro nelle mani dell'arcivescovo di Urbino, Giovanni Tani, che a sua volta lo restituirà a Don Diego Torres, vicario sacerdotale di Urbania. Domani ufficialmente verrà riconsegnata alla comunità? Sì, sarà riconsegnata nella Basilica Concattedrale di Sant'Angelo in Vado, dove l'arcivescovo presiderà la messa perché c'è la festa patronale, e quindi verrà consegnata in questa occasione dalla Polizia di Stato. Invece domenica 4 ottobre ci sarà una processione? Sì, in Urbania faremo la messa alle 10.30 e poi alle 11.30 circa partiremo in processione dalla cattedrale fino alla chiesa di Santa Caterina per poter consegnare alla chiesa originale questa bellissima immagine. In occasione del patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, martedì 29 settembre alle ore 10.30 presso il Santuario di Madonna delle Grazie a Pesaro, si terranno le celebrazioni per la ricorrenza del patrono della Polizia. Il Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Armando Trasarti officerà la Santa Messa, coadiuvato dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Giacomo Mura, alla quale parteciperanno le principali autorità della provincia.
E cambiamo argomento. Questa notte, dopo la mezzanotte, è terminato il fermo pesca per il mare Adriatico nel settore centro-sud. Il sindaco Seri ha voluto salutare sulla banchina del porto di Fano i pescatori che partivano per la lunga settimana di pesca. Vediamo. Dopo 42 giorni di reti all'asciutto, oggi sono tornati in mare i pescatori. Terminata la quarantena, allo scoccare della mezzanotte la banchina del porto di Fano era già in fermento. Gli equipaggi dei pescherecci lavoravano alacremente per affrontare la prima settimana in mare, con le solite rituali operazioni. Ospite d'eccezione a condividere la sferzante bora il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha tenuto a condividere questo momento con i pescatori, essendo da sempre per lui il porto un luogo simbolo e carico di significato. Subito avvicinato dagli operatori con i quali si è confrontato sui temi caldi del porto, dragaggio e sostegno alle attività. Siamo pronti, ormai 45 giorni sono passati, speriamo bene, speriamo che ci dragano completamente il porto, qua c'è il primo cittadino che ce lo dovrà garantire. E iniziamo bene subito con bora, perciò c'è un pochettino da ballare, da tribolare, ma non gli fa niente, l'importante è lavorare. Per il resto della settimana com'è il tempo? Ha messo sempre 3 giorni di bora, ma non gli fa niente, è il lavoro nostro, l'importante è la sicurezza in porto. Ci tenevo anche perché, come ho sempre detto, il porto è stata un po' una delle mie priorità da quando sono stato eletto. E la prima tappa l'abbiamo raggiunta con il primo dragaggio di 25.000 metri cubi, sappiamo che è una prima parte, non è sufficiente. Ancora, non fermatevi. Abbiamo anche in previsione altri 24.000 dentro la Darsena, a Giorgin. E quello è una bella risposta importante, però il vero problema è riuscire a fare una manutenzione ordinaria, allora solo così risolveremo il problema del porto. Ma oggi è una giornata importante perché riprende la pesca, riprende il lavoro della marineria e quindi la mia presenza è per fare veramente un in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro, che sia una stagione positiva per loro e per la città. Gesti e consuetudini, quelle dei pescatori, che si ripetono uguali e precise ad ogni partenza come un rituale scaramantico. Reti controllate, ghiaccio a bordo e le provviste. Poche parole e tanta frenesia per prendere il mare dopo questo stop forzato che non convince tutti. Questo fermo serve? Serve se si fa tutti assieme, se no fatto così non è che serva tanto, no. A Rimini sono partiti prima? 3 settimane prima, sì, che è troppo la differenza 3 settimane tra un posto e l'altro, ecco. Arrivato il pane caldo, che con il suo aroma avvolge tutti sulla banchina, ad uno i 6 pescherecci prendono l'imboccatura del porto. Noi torniamo a casa, al caldo, loro li lasciamo al duro lavoro che li attende, alla loro vita, al mare e alla notte che li inghiotte nella sua oscurità. E cambiamo argomento, parliamo dell'incendio alla Profliglas. Secondo il primo accertamento non ci dovrebbero essere problemi per la salute pubblica, quindi 200 quintali di materiale andato a fuoco non dovrebbero essere nocivi. In attesa della relazione tecnica dettagliata dei Vigili del Fuoco, che dovrebbe arrivare fra un paio di giorni, domani mattina l'ARPAM effettuerà un sopralluogo presso la ditta Profliglas per verificare se il materiale andato a fuoco potrà essere portato in discarica o eventualmente smaltito diversamente. Al momento sulle cause del rogo si escludono le origini dolose. E altro tema caldo è quello di Monbaroccio. La giunta regionale ha approvato la proposta di legge da sottoporre al consiglio regionale sull'incorporazione del comune di Monbaroccio nel comune di Pesaro. La fusione tra Pesaro e Monbaroccio, dichiara Ceriscioli, è un esempio di responsabilità degli amministratori pubblici nei confronti della loro comunità. È un primo passo potenzialmente importante, continua Ceriscioli, verso la strada della semplificazione e dell'accorpamento che segnerà il cambiamento vero. E a Monbaroccio il clima era caldo, molto caldo, e quindi domenica mattina un centinaio di monbaroccesi hanno celebrato i funerali del loro paese. Noi eravamo lì, vediamo che cosa è successo. Sindaco, buongiorno. Posso farle una domanda? Perché no? Grazie.
Lassù, a pochi chilometri da qui, hanno fatto il funerale al paese che lei amministra, un centinaio di persone. Cosa risponde? Niente, che siamo in democrazia ed è corretto che ognuno manifesti le proprie idee, e questo è fuori discussione. Dall'altra, evidentemente posso anche non condividere certe manifestazioni, semplicemente perché abbiamo punti di vista estremamente diversi. Loro credono che il paese vada a morire e quindi hanno inscenato un funerale. Io sono convinto invece che prendendo un'altra strada il paese possa invece non morire ma vivere. E quindi sono due diversissimi, diciamo, punti di vista, entrambi legittimi perché siamo in democrazia, ma sicuramente diversissimi. Senta, posso chiederle come mai non ha pensato di avvisare i cittadini, i consiglieri, ma di fare un po' tutto sotto banco? Ma vede, è una, come dire, un'uscita un po' antica questa qui, detta da tanti, ma anche molti non la pensano così. Vede, tra Pesaro e Monbaroccio, tra Monbaroccio e Pesaro, in realtà non c'è una riga scritta che impegni l'uno piuttosto che l'altro. Ovvero si è iniziata una discussione. Nel momento in cui io vado a raccontare ai cittadini qualcosa, devo anche avere qualcosa da raccontare. E se non avessi avuto nessun incontro con nessuno, parlerei soltanto di aria fritta. Quindi c'è stato un inizio di dialogo tra gli amministratori di due comunità, i quali hanno iniziato un percorso, ma non per scavalcare i cittadini, per preparare il terreno per poi trattarne con i cittadini, ma devo anche avere, diciamo, almeno, come dire, materia per discutere. Se non avessi avuto un contatto con nessuno non potrei parlare di niente. Ma resta il fatto però che i cittadini l'hanno saputo attraverso il giornale. Beh, io credo che il giornale, come abbiamo anche detto, non ha voluto scavalcare nessuno, è stato un modo. D'altra parte lei mi insegna che i media, la stampa, i giornali sono probabilmente il mezzo che consente di informare quanto prima e quanto meglio i cittadini. Se io avessi fatto, io per esempio, guardi, a luglio ho fatto quattro assemblee, una dietro l'altra, una il 6, il 7, l'8 e il 9 di luglio, nei vari centri del comune. In questi centri io avrò nelle quattro serate, forse parlato con 50-60 persone. Per cui non sempre l'assemblea è il modo migliore o quello che consente di parlare con la massa più ampia dei cittadini. La stampa invece la leggono sostanzialmente tutti, o perché acquistano il giornale o perché lo leggono al bar. Quindi è un primo momento, non è solo quello il momento, di momenti ce ne saranno tanti. Facciamo e faremo delle assemblee pubbliche, interverremo noi, interverranno anche altri soggetti. Cioè quello che noi vogliamo è la, come dire, e che ci sia tutta la collettività che di queste cose deve parlare. Posso chiedere da quanto tempo è che con Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, ne state discutendo? L'ho già detto, quindi non è un segreto. Diciamo da fine luglio. È stato un primo incontro, tra l'altro non era stato organizzato per parlare di questo, ma di ben altre cose. E come capita spesso, ci possono essere occasioni anche estemporanee in cui magari tra sindaci, parlando delle difficoltà dei comuni, non c'è occasione, con cui io non parlo con altri sindaci, in cui si parla di problemi, di bilanci, di patto di stabilità, e può essere un'occasione magari non ricercata nella quale si affrontano determinati argomenti. Poi piano piano magari si sviluppano, si cercano delle soluzioni. Voglio dire, non c'è. Ma è stato lei che ha cercato Ricci o Ricci che ha cercato lei? Ma in realtà eravamo lì per lo stesso motivo, ovvero si parlava dell'unione, di due unioni. Facciamo l'esempio, noi abbiamo l'Unione del San Bartolo e del Foglia ed eravamo in una riunione al Pian del Bruscolo con l'Unione del Pian del Bruscolo per verificare la possibilità se tra i sindaci di queste due unioni c'era l'ipotesi e la possibilità di dialogare per fare qualcosa di più importante e di più grande. E in quell'occasione, quello era l'oggetto, si è poi parlato anche di questo ma anche di altro, quindi non è che ci fosse un appuntamento per... Cioè tra persone serie gli argomenti si affrontano in modo serio, naturalmente voglio dire se poi qualcuno si vuole leggere dietro un disegno, tutti possono dire tutto ma non è così. Per qualcuno il disegno è la carriera politica che lei ha messo? Non l'ho mai avuto, a differenza di altri io non l'ho mai avuta, ci sono soggetti che da anni fanno quel tipo di attività o a livello magari di piccolo paese, io non ho mai avuto ambizioni, neanche adesso le ho. E lo dico in tutte le occasioni, io ho finito questo mandato, rimetterò ad altri la voglia e il desiderio di fare politica. Io certamente ho una mia idea politica, ma non sono stato mai uomo di partito o di segreterie.
l'ho fatto solo perché, essendo cittadino di Monbaroccio, mi sentivo che era il momento di fare qualcosa. Cerco di farlo nel modo migliore e ritengo che, al di là dei detrattori, quelli li hanno tutti, io abbia fatto le cose con serietà e con serenità. A qualcuno che invece la politica la fa veramente di mestiere, questo può dare fastidio. Tutto. Perché non Cartoceto, per esempio? Ma vede, con Cartoceto non è che abbiamo tantissimi rapporti, a parte, diciamo, la polizia municipale in convenzione. Abbiamo un segretario comunale, ma è un impiegato che semplicemente fa delle giornate da noi e delle altre a Cartoceto. Sono due mansioni distinte che non hanno alcuna commistione fra loro. Abbiamo la polizia municipale, punto. Qualche volta mi incontro con il comandante della polizia municipale. I contatti con Cartoceto, intendo come sindaco, sono abbastanza rari, non c'è neanche motivo. Non ci siamo mai cercati per parlare di fusione o di altre cose. Lui tra l'altro gravita molto sulla vallata del Metauro, quindi noi siamo invece un pochino di più qua sulla Valle del Foglia. Ottimi rapporti, però non c'è stato mai, né da parte sua né da parte mia, un discorso di questo tipo. Se ne poteva anche trattare. Quello che io dico è che l'occasione con Pesaro e con quelli che sulla Valle del Metauro, del Foglia si gravita di più, sono più frequenti per l'unione dei comuni, eccetera, eccetera, per cui c'è più possibilità di dialogo. Tutto lì. Ma... Sul referendum qualcuno ha paura, soprattutto a Pesaro, che sia un referendum anti-Vichi? Ma io mi auguro di no per loro, perché io credo che qui si debba parlare pro Monbaroccio, del tipo qui, e cerchiamo di fare tutti, e sarebbe ora di farlo in modo sereno e serio, qui dobbiamo tutti quanti fare, tutte le varie liste civiche o ex liste civiche, cercare di ragionare in termini cosa conviene al paese, a Monbaroccio, non cosa conviene a Vichi. Vichi, ho già ripetuto mille volte, non ha e non vuole una carriera politica. Ha una carriera in questo momento amministrativa, perché devo amministrare un paese, e i risultati direi che sono buoni, malgrado che alcuni dicono il contrario, ma è un problema di quelli. E per il resto dico, non credo che sia contro Vichi. Probabilmente Vichi può avere scombussolato un anno fa, nelle ultime elezioni, un pochino i giochi, perché essendo, come dire, rappresentante di una lista prettamente civica, cioè non sostenuta da nessunissimo partito, né di centro, né di destra, né di sinistra, forse ha scombussolato un pochino i giochi. Il sindaco uscente Massimo Moratori, che rappresentava la destra, sperava di essere riconfermato, e invece la sinistra spingeva verso un'altra lista civica. Noi eravamo gli unici che non avevamo, diciamo, degli sponsor, e quindi forse anche a sorpresa questo personaggio non noto alle segreterie è prevalso, è tutto lì, insomma. Si sente un po' uno contro tutti? No, per la verità no, vede, anche perché non bastano un gruppo anche rumoroso di persone a farmi capire che il paese la può pensare come me o contro di me. Io mi sono sempre posto un problema, cioè quello di dire, fino a che faccio il sindaco, fino a che ho una responsabilità di farla in modo serio e in modo convinto. È chiaro che ci possono essere persone che, giustamente, nel loro diritto possono pensarla diversamente da me, ma non ritengo di essere assediato, come qualche giornale ha scritto, poi l'ho smentito, perché avere anche persone che non la pensano come me, voglio dire, questa è la democrazia. Grazie. Buona giornata. Anche a lei. Oggi doveva essere approvato in giunta regionale il piano per la riduzione delle liste di attesa, invece Ceriscioli ha rinviato la decisione. Noi abbiamo al telefono Mirko Carloni. Buonasera Carloni. Buonasera. Ecco, allora ci può spiegare il motivo di questo rinvio? Ma guardi, allora io la settimana scorsa ho segnalato che la filosofia di fondo con cui da mesi, prima la campagna elettorale e poi subito dopo, il presidente della regione Marche Ceriscioli diceva che per diminuire le liste d'attesa bisognava aumentare l'offerta, che fosse una filosofia sbagliata, ma soprattutto che ci faceva tornare indietro di 10 anni, 20 anni dal sistema sanitario. E per fortuna a dirlo non sono stato soltanto io, ma tutte le associazioni dei medici, dei professionisti che conoscono bene la materia sanità. In modo ostinato si stava andando avanti in quella direzione. Per fortuna, dopo averlo criticato e anche contestato, stamattina ha rinviato la delibera, che non è una consolazione, però quantomeno potrebbe essere l'occasione per riflettere su quello che stava facendo.
e siamo un po' preoccupati anche per questo tipo di atteggiamento, che sulle cose importanti come la salute si prendono decisioni annunciate con degli slogan, poi si torna indietro, cioè non si dà la certezza delle scelte. E abbiamo sentito, per informazioni ricevute, diverse scelte che poi già questa mattina sono cambiate. Ad esempio, sulla lista d'attesa, la soluzione per diminuire, fare in modo che la gente non debba aspettare un anno, due anni per avere delle prestazioni, oppure deve andare dai privati piuttosto che in altre regioni per avere dei tempi ragionevoli, c'è soltanto un modo, che l'hanno segnalato tutti, io per primo la settimana scorsa, quello di investire risorse sul territorio. Cioè il medico di famiglia, che è la persona che conosce meglio di tutti il paziente, deve essere il primo filtro del nostro sistema sanitario. Deve avere un accesso online al CUP e alle cartelle sanitarie dei pazienti, in modo da conoscere in modo digitale quelle che sono le storie sanitarie, gli esami già fatti, gli interventi, completamente la scheda tecnica e sanitaria della persona, e dare la possibilità attraverso l'accesso al CUP di stabilire di fronte al paziente già un appuntamento per fare la diagnostica, per fare gli esami. Cioè, se c'è una cosa su cui siamo veramente indietro è la parte tecnologica e l'investimento fatto sul sistema territoriale sanitario, e in modo particolare al centro di qualunque miglioramento dei servizi sanitari ci deve essere il medico di famiglia, che è la prima frontiera. Invece nell'ipotesi di Ceriscioli veniva trasformato il medico ospedaliero in un medico ambulatoriale, si aumentava la quantità di prestazioni con orari notturni o festivi, come ha detto, ma in realtà non si risolve il problema, perché si trasformano gli ospedali in modo ambulatoriali, diventano un presidio territoriale, e quindi si snatura quello che deve essere, mentre invece se si investe sul territorio si crea un primo filtro e si dà appunto quella appropriatezza delle risorse, in modo che il medico di famiglia stabilisce qual è l'operazione urgente, qual è la diagnostica da fare urgente o la visita specialistica. E ovviamente non deve più succedere quello che sta accadendo, che chi ha un problema serio telefona al CUP, gli si dice che con il sistema sanitario c'è da aspettare 18-19 mesi, oppure se va al privato o intramenia domani mattina la può fare. Questa è una cosa inaccettabile. Carloni, adesso quando si voterà quindi per tutto ciò? Ma allora, questa mattina doveva essere portato questo piano, ed è tra l'altro una delle poche cose che doveva essere fatta dall'inizio della legislatura, perché fino ad oggi, a parte gli annunci, non abbiamo visto atti concreti di questo governo regionale. La delibera che doveva essere pronta per questa mattina poi è stata rinviata, perché appunto queste valutazioni che io ho fatto da profano e da non esperto della materia le hanno fatte anche i medici, e lo hanno convinto evidentemente a rinviare per discutere questa cosa. Purtroppo, se questa materia viene ulteriormente rinviata, non entra nemmeno in approvazione per l'effettiva funzionalità nel 2015. Quindi questa cosa un po' ci preoccupa, devo dire, perché il problema della lista d'attesa è qualcosa che veramente ha a che fare con la dignità delle persone e con la sicurezza sanitaria delle persone. Ci sono liste d'attesa in questo momento indecenti. Quando verrà approvata non lo so, perché a questo punto il rinvio non ha dato una data ulteriore. Bene, grazie Carloni, grazie per questa precisazione. Noi cambiamo argomento. Che cosa mangiavano i fanesi nel 1700? A meno che voi non abbiate un ricettario dell'epoca, non lo potete sapere. Se avete questa curiosità, però, potete andare alla Fondazione Carifano, perché lì c'è una mostra molto singolare. Guardiamo di che cosa si tratta. Anche Fano partecipa, la nostra città partecipa a Expo di Milano, che parla di alimentazione, di cibo. Questa mostra parla appunto del cibo a Fano nel 1700. Il cibo attraverso i quadri del Magini, le nature morte del Magini, attraverso questa meravigliosa raccolta di 14 nature morte di Magini e di Ceccherini, e attraverso un ricettario che abbiamo trovato da una famiglia fanese, un ricettario del canonico Loddi del 1700 che contiene circa 150 ricette di una cucina non di una famiglia nobiliare, della borghesia, ricette molto interessanti che fanno vedere appunto quali erano i cibi, quali erano le usanze di allora. Abbiamo voluto quindi trascrivere in questo ricettario e produrre anche un catalogo delle opere
delle opere delle nature morte che rappresentano il cibo, quegli stessi cibi utilizzati nelle ricette. Tutto questo, dobbiamo dire, l'abbiamo fatto grazie all'aiuto, alla collaborazione, all'idea di Daniele Ghiottalevi. Ghiottalevi è già funzionario della sovrintendenza di Urbino, socio della fondazione, membro della commissione cultura, ha voluto offrire insieme con noi la città questo evento. L'evento rimarrà aperto fino al 30 settembre, tutti i pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30. Invito i fanesi a venirlo a visitare qui nella sede della fondazione, via Montevecchio 114. A tutti gli intervenuti doneremo questi due opuscoli, il ricettario del canonico Loddi in anastatica e questo libretto schede delle opere delle nature morte. Ebbene, lì ci sono proprio riportate le ricette originali. Se volete cimentarvi ai fornelli con quello che si mangiava all'epoca, potete farlo. Parliamo di un weekend, di un fine settimana floreale che si è tenuto a Fano, perché grande successo di pubblico appunto per lo scorso fine settimana per la Festa dei Fiori, un evento della tradizione fanese organizzato dal Comune con la collaborazione della Camera di Commercio. Il centro storico ha ospitato una trentina di bancarelle provenienti da tutta la provincia, tra cui vivaisti, fioricoltori, piccoli artigiani e produttori e agricoltori. I visitatori hanno potuto ammirare ed acquistare composizioni di fiori, piante, arredi, attrezzature da giardinaggio e articoli in ceramica e in terracotta. Per l'occasione sono stati aperti al pubblico i musei civici e per i più piccoli era prevista l'animazione con l'associazione culturale Tiro e Molla. Ed ora in chiusura, come sempre lunedì, parliamo di sport. L'Alma Juventus Fano ha battuto per 5-0 la Recanatese al Mancini di Fano. E adesso ci guardiamo gli highlights di Sergio Catalani. Amici di Fano TV, buon pomeriggio e ben ritrovati dallo stadio Mancini di Fano. Sergio Catalani vi augura una buona partita e un buon campionato. Siamo alla quinta di campionato. Riparte Favo, scatta Gucci, il tocco verso Gucci, vediamo, c'è sfida libero in aria, Gucci mette nel mezzo, Sivilla, il tiro, il gol! Andrea! Sivilla 1-0! Sivilla verso Gucci, la palla è buona verso la rete di Bagnoripoli, attenzione, dovrebbe essere, vediamo, l'ammonizione al portiere, si dovrebbe essere rigore. Parte Andrea, il tiro di Andrea, il gol! Andrea! Sivilla! Punta l'avversario Andrea. Fa Sapella è al centro, vediamo, fa Sapella, c'è Gucci e c'è Gucci! Gucci! Nicolò! Adesso scusatemi che stavo guardando, che sto facendo a Sivilla, sto facendo le veci, ecco il gol! No! Vittorio! Favo! Luca con chiacchierelle verso Gucci, Gucci, tiro di Gucci e ancora gol! E sono 5! E la manita con Nicolò Gucci! Fino all'ultimo finisce la partita, finisce la gara della manita dell'Alma Juventus Fano. Alma Juventus Fano batte a Recanatese 5-0. Ed ora guardiamo insieme le pagelle dei giocatori Granata. Ginestra, Marconi, Bartolini e Lunardini 6,5, Nodari 7, Mei 7,5 insieme a Sivilla, Favo 7, Gucci 8, Borrelli 7, Falsaperla 6,5, Chiacchiarelli 6,5, Camilloni senza votazione e Sassaroli senza votazione. Bene. Termina qui questa edizione di Occhio alla Notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che dopo andrà in integrale la partita dell'Alma Juventus Fano. Noi torneremo domani sera sempre puntualmente alle 20.30. Buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi.